Speranza e carità sono le tre virtù teologali, inferno, purgatorio e paradiso, le tre cantiche della Divina Commedia. Islamismo, ebraismo e cristianesimo invece le tre grandi religioni monoteiste. Giallo, rosso e blu, i tre colori primari, e quindi Michelangelo, Leonardo e Raffaello. Sono i tre geni del Rinascimento. Tra loro non correva affatto buon sangue. Memorabili sono le liti tra Leonardo e Michelangelo, e anche con Raffaello, e soprattutto con l'irascibile Michelangelo. Mentre non conosciamo bene il rapporto tra Leonardo e Raffaello, anche se sappiamo che si conobbero a Firenze, ma preferirono non frequentarsi più di tanto. I loro caratteri, il loro modo di concepire l'arte e le loro idee politiche erano completamente diverse. Leonardo è un artista eclettico, dotato di un'eccezionale razionalità e gli riesce ad eccellere in ogni campo. La sua ansia di sapere è superiore al fare, tanto che rimane più copiosa la sua produzione scritta che non quella propriamente artistica. Lui affronta i problemi più da scienziato. Infatti, nelle sue 5.300 pagine di scritti ed appunti ci documenta notevoli osservazioni di carattere puramente oggettivo. Il suo autoritratto ce lo presenta come un pensatore, un uomo di età veneranda, con un'amarezza nello sguardo e nella bocca e una forte delusione. Michelangelo invece, attraverso i suoi sonetti e le sue lettere, ci svela i suoi stati d'animo, i suoi pensieri sulla bellezza, l'amore e l'arte. Anche nelle sue opere si avverte una dimensione interiore più drammatica e sofferta, manifestando il senso tragico dell'esistenza, segnata da una solitudine che solo l'attività creativa riesce a lenire. Egli è il prototipo dell'artista tormentato, sempre chiuso in se stesso, non frequenta mai vita mondana e non frequenta compagnie femminili, cosa che invece Raffaello fa. Michelangelo è un artista intransigente e permalosissimo, rifiuta sempre la collaborazione, tanto che nessuno dei suoi aiuti divenne un artista famoso. Infatti, proverbiali sono la sua terribilità e la sua tormentosità nel carattere, capace appunto di imprese titaniche, come la decorazione nella Cappella Sistina, dove nel Giudizio Universale ci lascia un suo dolorante autoritratto anamorfico, appunto nel San Bartolomeo. È capace inoltre di cadere in profonda depressione, scrivendo in un sonetto: «La mia allegrezza è la malinconia, il mio riposo sono questi disagi». Raffaello invece possedeva un temperamento molto più socievole, tanto che ci viene detto che lui frequentava spesso banchetti di nobili famiglie, come ad esempio il banchiere Chigi. Lo stesso Vasari ci dice che la sua compagnia era molto apprezzata da uomini illustri. Si definisce l'uomo dai tantissimi amori, nonostante la sua breve vita. Lui ci ha lasciato una produzione artistica molto più copiosa rispetto a Leonardo e Michelangelo. Questa sua produzione artistica, di gran lunga più vasta, è segno di uno straordinario e felice rapporto con la sua arte, che è ricerca della suprema bellezza e dell'armonia, della sublime perfezione tra l'uomo e la natura terrena. Sulla tomba di Raffaello nel Pantheon di Roma c'è scritto questo epitaffio: «Qui giace Raffaello. Da lui, quando visse, la natura temette d'esser vinta. Ora che egli è morto, teme di morire con lui».